Box. 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 Nonno, ascoltami, torna in piazza. Il 26 settembre è stata la prima di 5 domeniche di sensibilizzazione riguardo i disturbi dell'udito. L'ospedale così arriva in tante piazze italiane, dove grazie alla Onlus Udito Italia ci si potrà sottoporre a una visita semplice, veloce e gratuita per verificare la condizione del proprio apparato uditivo. In Abruzzo l'iniziativa si svolge a Lanciano, Chieti e Pescara, città da dove tutto partì 12 anni fa. Il nostro tour della prevenzione parte dal comune della Val di Sangro, dove è stato allestito un gazebo su Corso Trento e Trieste. Qui a Lanciano, come in tante altre piazze d'Italia, torna questa iniziativa Nonno Ascoltami, finalmente, anche dopo, in presenza dopo questo periodo di pandemia. Sì, meno male che si riescono a fare queste iniziative in presenza. Noi come unità operativa, sin dall'inizio, abbiamo sempre affiancato questa iniziativa, perché nei disturbi uditivi, ma come in tutte le malattie del nostro organismo, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Quindi, siccome i disturbi uditivi rappresentano un problema medico e sociale che è diffusissimo in tutto il mondo e anche in Italia. In Italia abbiamo circa 12 milioni, quindi un 6% della popolazione, 6 milioni che hanno patologie, disturbi uditivi. La prevenzione è importantissima e soprattutto è una città che risponde sempre molto bene. Lanciano, siamo giunti alla 12ª edizione e vediamo dai numeri che comunque la risposta è molto positiva, anche e soprattutto grazie alla collaborazione che abbiamo con l'ospedale, perché lo staff del dottor D'Archivio, con il dottor Troilo, la dottoressa Moroso, la dottoressa Cama partecipano sempre con molto entusiasmo a questo evento. L'opportunità di fare qui in piazza delle visite per controllare il proprio udito, ma come funzionano? Allora, mettiamo una cuffia e inviamo dei suoni al signore, in questo caso il signore qui presente, e chiediamo di segnalarci non appena sentono il primo suono, e di conseguenza, quindi al minimo sentore, la persona, il signore, ci darà questo impulso, diciamo, di aver sentito, di aver ascoltato il suono. Che ne pensa di questa iniziativa, che c'è l'occasione di fare una visita qui in piazza? Vabbè, io ci sono capitato diverse volte a fare le visite, non ho niente in contrario. Ci spostiamo a Chieti. Qui Nonno Ascoltami, in sinergia con la Croce Rossa, ha animato la villa comunale del capoluogo teatino. Ogni giorno, leggevo, in Italia circa 30 persone scoprono di avere disturbi dell'udito. Sì, che quindi non sono solamente anziani, per i quali è prevedibile, ma sono anche adulti e giovani, perché, come dicevo, noi siamo circondati dai suoni dei quali alle volte abusiamo, quindi pensare alla musica a volume molto intenso, quindi palestre, direi anche, concerti e discoteche, ma poi anche l'utilizzo subdolo, questo direi che ognuno di noi fa per molte ore al giorno, mentre questo in passato non avveniva in questi termini, dell'utilizzo del telefonino e anche delle cuffiette. Ci sono giovani che passano ore con le cuffiette. Questo, non si può pensare che l'orecchio umano non si lamenti o non si lamenterà in futuro dell'utilizzo di questi suoni. Stessa cosa al cellulare. Una volta si telefonava, si comunicava, si diceva vengo, non vengo, ci vediamo. Invece adesso al cellulare ore, 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 perché te lo porti dietro. Non si può pensare che l'orecchio umano non un giorno non presenterà il conto. E una volta che questo conto si presenta, cosa si può fare? Allora è meglio rallentarne l'arrivo. Una volta che si presenta, sarebbe meglio protesizzarsi, almeno in età avanzata, perché perdere il messaggio sonoro vuol dire non far parte più di una vita attiva, ma il che non limita solamente un problema uditivo, ma lo stimolo uditivo arriva al cervello e quindi è un decadimento psichico generale dell'anziano, non è solamente limitato all'udito, quindi
la protesizzazione, entro certi limiti la chirurgia, ma la chirurgia risolve solo pochi problemi uditivi. Quando si ha un problema uditivo, spesso e volentieri si tende a nasconderlo, si fa finta di aver sentito e quindi si compromette appunto la conversazione. E questo è un errore che purtroppo bisogna evitare. Bisogna fare una valutazione dell'udito, il classico esame audiometrico di cui appunto è il nostro compito principale. Una valutazione dell'udito fatto in una cabina silente, in una struttura pubblica o privata sanitaria, dove appunto possiamo mettere in evidenza eventuali patologie dell'udito. Ed è un esame semplice e veloce? Ah, sicuramente. Beh, è naturale che ogni visita che si rispetti e va fatta una buona anamnesi, perché per poter arrivare a una diagnosi, che è il compito dell'otorino o dell'audiologo, bisogna fare una buona diagnosi, bisogna fare una buona valutazione dell'udito e così si può arrivare ad avere un audiogramma che appunto mette in evidenza un'eventuale patologia. I problemi di udito creano in maniera subdola delle conseguenze importanti, come sta dicendo. Noi siamo addetti ai lavori, quindi ogni giorno combattiamo contro questa patologia. Oggi qui in piazza tecnicamente vorremmo visitare più persone sane che persone con problematiche, poi per forza di cosa la problematica esce fuori. Però il messaggio che vogliamo dare è proprio quello che il controllo dell'udito va fatto quando non si sospetta la problematica, e quindi è un modo per prevenire e per essere più sicuri e certi nel momento in cui bisogna intervenire. Che ne pensa di questa possibilità di potersi fare un esame in piazza? È un'ottima cosa. Io ogni qualvolta si è fatto, sono stato sempre presente. Mi si è detto di fare alcune cose che io però non ho mai fatto. Questa è la verità. Quindi è la verità. Però è un'ottima cosa. Infatti appena ho visto nonno ascoltami, ho detto benissimo, oggi andiamo ad ascoltare qualcosa. E quindi diciamo siamo venuti qua sia io che mia moglie, e anche mia moglie si è fatto questa visita. Quindi in coppia vi siete visitati? Sì, facciamo tutti in coppia. Ed eccoci infine a Pescara, in piazza Salotto. È proprio qui che tutto partì 12 anni fa. Oggi la campagna di sensibilizzazione e prevenzione ha fatto passi da gigante ed è sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e patrocinata dal Ministero della Salute. Una giornata così bella di sole e di festa è la ricetta giusta, è il contesto giusto per affrontare un problema che troppo spesso è trascurato. Perché sappiamo che il problema di udito isola, crea imbarazzo, crea delle barriere tra le persone, e questo oggi non possiamo più permettercelo. Ce l'ha insegnato la pandemia, il lockdown, le mascherine, che oggi senza un buon udito perdiamo la relazione con i nostri cari e perdiamo anche un pezzo di vita. Ecco perché torniamo in piazza con gli ospedali, con gli esperti dell'udito che possano dare un consiglio, perché noi vogliamo parlare di questo senso così importante, prima di tutto ai tanti bambini che affollano anche quelle nostre piazze con lo sport, avete visto il basket, il rugby, le animazioni, perché in fondo noi parliamo alla famiglia intera. Attenzione all'udito, l'udito una volta perso non si recupera e questo è un tema molto importante, dobbiamo proteggerlo. E anche arrivati a una certa età, se non sentiamo bene dobbiamo intervenire, dobbiamo chiedere agli esperti cosa posso fare per essere ancora attivo, brillante. Ecco, questa è la missione di Nonno Ascolta. Parlare a tutti e pensare che da Pescara 12 anni fa siamo partiti, adesso siamo arrivati a essere un esempio virtuoso per l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci incoraggia, e proprio di stamattina un messaggio di Shelly Shada, che è il nostro, come dire, il capo del World Hearing Forum per quello che riguarda l'udito, che ci incoraggia gli italiani a fare il controllo dell'udito, incoraggia tutti e soprattutto Nonno Ascoltami, e questo è un segnale bellissimo, segno che stiamo facendo bene. La gente affolla le nostre tende, c'è sempre la fila in tutte le città d'Italia, vuol dire che c'è un bisogno che abbiamo intercettato, c'era un vuoto e dobbiamo assolutamente continuare così. Tornare a Pescara, iniziare da Pescara per noi è sempre emozionante, perché lo voglio ricordare, Pescara è stata la prima 12 anni fa e unica città in cui è iniziato Nonno Ascoltami. E
Da allora siamo cresciuti tantissimo, ora siamo in tutta Italia, le nostre campagne hanno il patrocinio del Ministero della Salute e soprattutto collaboriamo con l'OMS. L'Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi anni ha lanciato un vero e proprio allarme sul preoccupante aumento dei disturbi uditivi in tutto il mondo e ci chiede appunto di tradurre in azioni i suoi principi di prevenzione e di sensibilizzazione. Quest'anno tra l'altro torniamo in piazza in una situazione di semi-normalità dopo il Covid, abbiamo aggiunto anche un'altra iniziativa che è Nonno Smart, ovvero una alfabetizzazione digitale per gli anziani. Abbiamo tantissime persone che stanno venendo a fare i controlli dell'udito, quindi siamo molto felici. È importante fare, diciamo, uno screening, soprattutto per capire se c'è effettivamente un disturbo uditivo, che poi ovviamente andrà approfondito nelle sedi opportune, continuando appunto l'iter diagnostico ed eventualmente arrivando o alla prescrizione di una protesi oppure a, diciamo, ad altri approcci terapeutici, ovviamente. Con l'obiettivo di rompere quella bolla in cui si è isolati quando si ha un disturbo uditivo. Esatto, esatto, assolutamente. Oltretutto adesso con l'utilizzo delle mascherine è tutto amplificato, perché il paziente che ha un disturbo uditivo ha anche una difficoltà non leggendo neanche il labiale. Quindi il paziente tende ancora di più ad isolarsi, soprattutto il paziente anziano, e questo comporta anche un decadimento cognitivo che va a peggiorare tutta la vita quotidiana del paziente stesso, sostanzialmente. Ciao, ciao, ciao. Infobox.